Oggi a Vico del Gargano, conferenza dei sindaci sulla sanità del distretto del Gargano Nord. È stato invitato anche Vito Piazzola, direttore generale dell'ASL. Direttore, dunque, si è parlato ancora una volta dei PP per quanto riguarda la loro trasformazione. A che punto siamo? Beh, siamo, credo, ormai a un punto importante, perché avrei bisogno di condividere le ultime perplessità che i sindaci hanno espresso. Terrò conto anche dei loro suggerimenti importantissimi, perché sono per noi sentinelle sul territorio dei bisogni. Dopodiché passeremo a deliberare quest'atto e a continuare tutta la programmazione che c'è dentro e a realizzare anche una serie di ristrutturazioni, ma anche riadeguamenti dal punto di vista delle tecnologie e non per ultimo degli arredi e di quant'altro necessario. Ecco, dal punto di vista pratico possiamo spiegare in che cosa sarà realizzata questa trasformazione, soprattutto in senso di ristrutturazione? Ecco, noi abbiamo assunto degli impegni con la Comunità Europea, che ci ha finanziato importanti progetti, per cui la rifunzionalizzazione è non solo, come dicevo, tecnologico, ma anche una ristrutturazione di ambienti che oggettivamente andrebbero rimessi non solo a posto dal punto di vista proprio della fruibilità, ma soprattutto anche della sicurezza. I cittadini quindi possono essere rassicurati che nulla sarà perso dal punto di vista della fruizione dei servizi? No, non c'è dubbio, nulla perso, anzi, come dicevo ai sindaci, noi proveremo a fare anche un modello di riorganizzazione che renda più efficace tutto il sistema di fruizione delle prestazioni, soprattutto quelle ambulatoriali, ma soprattutto proveremo, nonostante ci siano delle difficoltà dal punto di vista economico, ad incrementare il numero delle ore degli specialisti. Nella conferenza dei sindaci si è parlato anche della specialistica, per ogni territorio sono state esposte le criticità. A che punto siamo col rafforzamento sia degli specialisti, ma anche in alcuni casi anche della dotazione di strumentazioni, ad esempio? Eh sì, dicevo, insomma, siamo al punto che abbiamo elaborato i progetti per poter mandare a gara questa progettazione. Dopodiché, dal punto di vista, come dicevo, numerico, noi proveremo ad incrementare. Si tratta naturalmente di fare delle valutazioni non solo epidemiologiche, di opportunità, ma anche delle valutazioni legate alle distanze che purtroppo in questo contesto territoriale sono piuttosto importanti. Dopodiché dobbiamo bilanciare da una parte il principio di prossimità delle cure e dall'altra il principio di accentramento anche di ore di specialistica per ottenere migliori risultati. Un'ultima battuta, direttore. Lei ha detto che il Gargano ha, per così dire, un po' una situazione davvero difficile e complessa. Com'è possibile creare uno schema, una struttura che possa racchiudere i servizi e adeguarsi a questo territorio? Guardi, ha detto una cosa sulla quale io ho ripensato molto in questi quasi 2 anni di direttore generale. Nel senso che qui non puoi applicare uno schema e un modello unico, il territorio è talmente complesso che noi abbiamo cominciato a parlare di un modello flessibile che abbia alcune caratteristiche specifiche per poter ottenere gli stessi risultati sui Monti Downey piuttosto che appunto sul Gargano, che ne abbia degli altri per poter garantire gli stessi servizi a Foggia, che fa 150.000 abitanti. Quindi, diciamo, è importante tenere conto della variabilità. La variabilità in questo territorio non è solo legata alla orografia, che pure è complessissima, ma è anche legata alla stagionalità, per esempio, del turismo sul Gargano, ma anche sui Monti Downey, al fatto che sui Monti Downey d'inverno alcuni comuni sono più difficilmente accessibili proprio per problemi climatici.